Sì, Monsieur le Presidente, vale la pena essere qui stasera perché la proposta di legge sull'ecodesign è un importante passo in avanti verso un'economia circolare che renda sempre più sostenibili i prodotti messi in commercio in Europa. Vogliamo prodotti più durevoli, riparabili, rinnovabili e riciclabili. Per questo fissiamo requisiti per la loro progettazione, usando l'innovazione tecnologica per un design che favorisca riparazioni e recupero delle materie prime. L'ecodesign porta vantaggi per i nostri cittadini, per l'ambiente, per l'economia. Perché progettare in modo sostenibile significa prevenire la produzione di rifiuti, ridurre l'impoverimento del pianeta causato dalla crescente estrazione di materie prime, creare un vantaggio competitivo per le nostre imprese, riducendo i costi per materie prime ed energia. Inoltre, garantendo la trasparenza sulle informazioni del prodotto, avremo come consumatori la possibilità di conoscere l'impatto ambientale dei nostri acquisti e le imprese potranno promuovere la sostenibilità nelle loro produzioni come vantaggio competitivo. Penso a settori come quello del tessile e della moda che già ci stupiscono nelle punte più avanzate per creatività e risultati, mostrando tutto il potenziale dell'ecodesign. E allora, cari colleghi, chiudiamo tutti insieme il cerchio virtuoso dell'economia circolare.